Questa sera ospite a Benevento un amichevole, il capo del presidente Vittorelli. Michele, buonasera. La tua squadra quest'anno è impegnata in A2 e come tutti sappiamo lotta per vincere il campionato. Sulla base di queste considerazioni e su quello che si è visto, diciamo, in questa prima parte di amichevole, un amichevole a tutti gli effetti, diciamolo, come vedi il Benevento dei due tanti ex? Beh, certamente, buonasera prima di tutto, poi lo vedo molto bene, ritengo che sia una squadra che possa dire la sua e non voglio per scaramanzia dire la parola vittoria del campionato, ma ritengo che non ci possano essere squadre che possano impensierirle, se continuate a giocare così come ho visto stasera. Michele, cosa ci dici del vostro campionato? Sappiamo che diversi atleti che quest'anno sono in forza alla Pallamano Benevento, l'anno scorso erano in forza al Capua, sono andati via Andrea Sangiuolo e Manuel Schipani, però la squadra si è diciamo attrezzata con validi sostituti. Che ambizioni avete? Noi soprattutto abbiamo fatto una squadra, perdendo due grossi campioni, abbiamo fatto una squadra di tutti gli atleti che sono di Capua, e questo è il progetto, riuscire a fare il meglio possibile con ragazzi che sono nati nel nostro rivale. Sono tornati i fratelli Desiro che hanno giocato due anni fuori, è tornato Alessandro Cardone che non è nato a Capua ma vive a Capua con la sua famiglia, abbiamo sostituito con Nunzio Fiorillo Manuel Schipani che è stato un suo allievo negli anni scorsi. Vogliamo dire la nostra in campionato e poi vedremo alla fine del campionato cosa riusciremo a raccogliere. Michele, ti ringraziamo e ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il campionato. Un in bocca al lupo anche a voi, a partire da domenica. Grazie.